vista da fuori. Buonasera, benvenuti al Caffè della Fortuna. Questa sera inauguriamo una nuova stagione dedicata alla musica e lo facciamo in questo locale che per l'occasione ha organizzato, ha realizzato una sala musicale dedicata alla musica appunto dal vivo. Questa sera avremo come ospiti per l'inaugurazione una formazione che arriva direttamente da Sanremo Rock. Loro sono gli Apnea. Godiamoci la serata. Siamo con Luca Mancini, proprietario del Caffè della Fortuna. Luca, come mai questa follia in un periodo storico che ricorderanno da qui all'eternità? Ciao Max, perché noi siamo il Caffè della Fortuna, siamo solari, siamo quelli del bicchiere mezzo pieno e immaginiamo un futuro migliore di adesso. Ricordati che prima o poi il sole tornerà. Luca, ascolta, hai dato una mossa, diciamo, a questo territorio già da tempi non sospetti. Hai avuto il circo, hai organizzato tanta musica dal vivo in passato, ti sei messo in questo locale, in questa nuova idea, diciamo in piena pandemia, e qui già chapeau. Però dimmi, perché una sala così attrezzata per la musica dal vivo, quando in questo periodo nessuno fa musica dal vivo? E soprattutto, cosa hai in mente per questa sala? La musica è la nostra passione ormai da diversi anni e finalmente abbiamo raggiunto il coronamento di un sogno. Questa sala, questo grande spazio, non sarà dedicato solo alla musica dal vivo, ma avrà, noi la chiamiamo multifunzionale, perché avrà altri progetti in ballo. Altre collaborazioni, altre realtà che non sono solo, fammi capire bene, non sono solo musica dal vivo, che comunque saranno appuntamenti, e so che hai già un calendario molto, molto vasto per quello che riguarda la musica dal vivo, ma ci saranno anche altre attività, quindi? Sì, ci saranno diverse attività. Noi ci piace chiamarla multifunzionale perché si trasforma in un attimo. Si fa musica dal vivo, questa sala si può trasformare in, per scuole di ballo, abbiamo diverse collaborazioni, sale meeting è predisposta con un proiettore e un maxi schermo da 100 pollici, oppure feste di compleanno, e abbiamo lì in progetto tantissime collaborazioni già in programma. Quindi uno spazio che funzionerà dal lunedì al lunedì, in poche parole, cioè ogni giorno della settimana verrà arricchito di iniziative, e il clou, diciamo, della settimana, durante il weekend, con musica dal vivo. Sì, la sala sarà in funzione 365 giorni all'anno. La sala ha già un vario calendario già riempito e ci sono tanti progetti che scoprirete a breve. Benissimo, allora non ci resta che aspettare e goderci questa bellissima serata con gli Apnea. Siamo qua con Alessandro Guarandelli, leader, cantante degli Apnea. Buonasera a tutti.
Questa sera siamo ad inaugurare questo nuovo spazio. So che voi vi siete molto preparati perché venite da un periodo molto attivo ed un'esperienza molto bella. Non dico altro, mi piacerebbe che ne parlassi te un po' delle vostre ultime attività musicali. Certo, certo. E sì, sicuramente veniamo da un'esperienza bellissima che è stata quella di essere selezionati per le finali nazionali di Sanremo Rock e quindi abbiamo avuto l'opportunità di salire sul palco dell'Ariston. E veniamo freschi perché comunque è successo un paio di settimane fa e poi comunque abbiamo sono 3 anni che siamo insieme e abbiamo avuto un riscontro bellissimo a livello diciamo nazionale, perché comunque abbiamo fatto dei concorsi belli, abbiamo vinto Sanremo, abbiamo vinto Rock Target Italia 2020, bellissima esperienza e quindi così, ci divertiamo, principalmente ci divertiamo e poi abbiamo visto che divertendoci si vengono anche le cose fatte bene. Il segreto della musica appunto è il divertimento, è la coesione, il divertimento, progettare anche cose a lungo termine e dedicarci comunque tempo. Avete fatto dei bellissimi video, me li sono gustati, veramente belli, con dei brani altrettanto belli. Ci puoi parlare un po' della discografia, della vostra discografia, dei vostri ultimi brani, dei singoli che avete realizzato? Così almeno magari diamo anche dei riferimenti dove il pubblico può andare a vedere la vostra musica. Abbiamo messo fuori due singoli fino adesso. Il primo che si intitola Erotica Venere, che subito dopo 20 giorni aveva già tipo 20.000 visualizzazioni. E il secondo, che è l'ultimo che è uscito, che si intitola Il giorno di ieri, e con quello lì una casa discografica di Milano, che è Terzo Millennio, ci ha voluto prendere sotto l'ala, diciamo, e quindi abbiamo un contratto con loro e ci stanno portando avanti a livello di contatti radiofonici piuttosto che interviste, quindi ci stiamo divertendo. Una collaborazione di produzione ma anche management a un certo punto, dove vi dà una mano a coordinare anche la vostra esperienza. Senti, chi scrive i testi delle vostre canzoni? Guarda, il 95% li scrive il mio batterista, che è Andrea Molinari, e lo lascio fare perché comunque è molto bravo, quindi e, anzi, lo farei venire qua, almeno parla lui dei brani, perché comunque girerò a lui la domanda. La cosa bella tra me e lui, che comunque ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, ma di vista. Poi 3 anni fa avevo bisogno di un batterista, mi ricordavo di questo personaggio un po' pignolo, un po' sul pezzo, non sapevo che scrivesse bene così. L'ho chiamato per caso, ci siamo incontrati, ho detto guarda, facciamo un progetto così, cos'ha? È venuto fuori una storia figa. Una bella sinergia, voi siete molto coesi sul palco, avete, poi dopo non voglio assolutamente introdurre niente perché poi vi vedremo dal vivo e Rossini TV filmerà anche la vostra esibizione. E niente, intanto ti faccio in bocca al lupo e chiamiamo appunto Andrea Molinari. Di quasi tutti i testi dei nostri brani, quasi tutti. Un paio sono i miei, ma sono tutti suoi. Grazie mille. Ebbene, dopo il vocalist Alessandro Guarandelli, ci siamo andati a cercare colui che è l'autore della maggior parte dei testi, e cioè Andrea Molinari. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Ebbene, allora parlaci un po' di questo progetto Apnea, ma anche della situazione legata ai testi delle canzoni, perché voi siete molto romantici anche nel comporre, quindi questa cosa mi ha incuriosito. Sì, do molta importanza al testo, visto che scriviamo e cantiamo in italiano, sinceramente mi andava comunque di dare un certo peso alla penna. Non di arrangiare o scrivere dei brani in maniera banale, ma di dar valore alla lingua italiana e quindi cercare un'espressione abbastanza profonda, che poi non è tanto una ricerca quanto fa parte della nostra e della mia personalità, quindi
sono convinto che per arrivare alla gente o comunque per star bene con se stessi bisogna essere per primo sinceri. Quindi tutto quello che viene scritto è veramente sincero, è quello che ci accade, è quello che ci è accaduto e quello è un pensiero forse anche al futuro. Quindi scriviamo in maniera abbastanza fluida, sì, romantica anche alle volte, perché quando si parla d'amore, io personalmente non cito mai la parola amore, per esempio, ecco, è una cosa che viene fatta molto, ci sono dei gruppi italiani molto famosi dove non manca mai questa parola. Io per esempio, per mio gusto personale, magari parlo d'amore ma senza citare quella parola. Questo è stupendo, perché poi fa parte appunto della particolarità della scrittura e della composizione dei testi oltre che dei brani. Quindi una cosa, tra l'altro, una cosa molto molto interessante è questa ricerca della lingua, del linguaggio italiano, questa ricerca di, diciamo, se così si può dire, questa ricerca sentimentale, ecco, dove trapela una passione, appunto, una predisposizione all'amore senza citare mai appunto la parola amore. Il vostro genere musicale, volevo parlare anche di questo. Quali sono le vostre influenze? Perché poi immagino, per il sottoscritto che comunque vi ha visti, che ci sono diverse situazioni, diversi ambienti di, diciamo, di fonti di ispirazioni per il vostro genere musicale. Magari adesso, parlando con te, mi puoi magari togliere questa curiosità e dirmi chi ha influenzato chi e magari quali sono i vostri punti di riferimento per creare i vostri brani? Allora, ci siamo messi insieme 3 anni fa, come diceva Alessandro. Alessandro e Francesco Antonelli e Luca Magrini alla chitarra e Francesco al basso hanno sempre, quasi sempre suonato insieme, quindi suonavano insieme da una vita. E hanno sempre fatto cose italiane. Italiane, a mio avviso, abbastanza, mi permetto, classiche. Rock italiano abbastanza classico. Poi siamo subentrati io e mio fratello Marco, prima chitarra, e avevamo ascolti sinceramente diversi, un rock un pochino più, non vorrei, forse sbaglio dicendo di nicchia, ma in fondo lo è. I nostri ascolti vengono da Marlene Kunz, piuttosto che After Hour, piuttosto che Verdena. Sono i gruppi che ci hanno accompagnato da sempre, se vogliamo parlare di italiano. E quindi abbiamo sempre ricercato, io e mio fratello, un modo di suonare non troppo convenzionale, ecco. E abbiamo sempre dato importanza al suono, ai suoni. Quindi chi ci ascolta, sì, sente una scrittura in italiano, sente una melodia, alle volte romantica, alle volte invece, perché i nostri testi poi spaziano, mi permetto di dire, un po' su tutti gli argomenti della vita, piuttosto che l'amore, il tradimento, che poi magari fa parte anche quello dell'amore o altre cose. L'altra faccia della medaglia, no? Dell'amore. Senti una cosa, il nome Apnea? Devo essere sinceri, ce lo siamo ritrovati, nel senso, mio fratello, quando siamo entrati, la bozza di Apnea c'era già come nome, e forse gli abbiamo voluto dare il significato che poi alla fine, parlando insieme, ci siamo cuciti addosso. Quindi Apnea era lo stato artistico che avevamo prima. Io soprattutto avevo smesso di suonare forse da 6 o 7 anni e quindi eravamo artisticamente un pochino tutti in apnea. Bellissima sta cosa. Nome, perché oggi non lo siamo più in realtà, però il nome ci fa ricordare quello che eravamo prima, quindi diventa uno stimolo. Se vi può, questa cosa è bellissimo, sto concetto, e questa apnea durata anni, questo me lo sento io di dire, perché c'è tanto movimento adesso, siamo arrivati a tenere tutti il fiato dentro i polmoni e questo fiato sta esplodendo perché non c'è più spazio, ma c'è tanto fiato, quindi tanta voglia di gridare, tanta voglia di tornare alla musica, quella suonata.
Devo dire a livello internazionale che l'Italia adesso, grazie anche a gruppi come i Maneskin, che hanno fatto veramente, quando si dice no, spacchiamo ragazzi, loro hanno spaccato veramente tutto, nel vero senso della parola, e stanno tutti studiando questo fenomeno a livello planetario. E questa cosa ha scaturito un interesse particolare nei confronti della musica italiana. Proprio questi giorni guardavo la pagina di Capovilla, del Teatro degli Orrori, e un suo fan gli ha condiviso un link dove appunto in America i blogger famosi americani che si occupano di nuove realtà musicali parlavano del Teatro degli Orrori come un qualcosa di eccezionalmente magnifico. E lui quasi diceva, ma ha scoperto l'acqua calda. Però quest'acqua calda fortunatamente scalderà tanti cuori, io sono molto fiducioso. Quindi ragazzi, vi auguro una bellissima serata, una bellissima carriera e in bocca al lupo. Grazie mille di tutto e viva la musica sempre. Allora, abbiamo preso uno dei tanti clienti, spettatori che sono venuti qua ad assistere al concerto degli Apnea e gli abbiamo chiesto, anzi glielo stiamo chiedendo adesso, perché sei qua questa sera in questa diciamo gala, in questa serata dedicata alla musica dal vivo? Era importante venire ad ascoltare certi sentimenti che si vengono a riscontrare col fabbisogno nazionale, certe antipologie della musica che non hanno niente a che vedere con i barattoli suonanti, ma hanno a che vedere con del folk, del sound, del blues, che viene mescolato da questa band innovativa che sicuramente farà molta strada. Ho avuto occasione anche di sentire in un repertorio, in altre occasioni, e credo che tutto venga a nascere da tipologie antecedenti anche alla cantina che ascoltavo molti anni or sono. Loro sono molti con un sound tipo cantina, apologenti, oporogeni, musicalmente perfetti, e credo che faranno molta strada. Potranno essere, non ti dico, Babuccia, Arzilla, Camassassette, Calzapalla, ma anche la Pieve di Cagna, forse anche Urbino, Pesaro Urbino, c'è anche la Liturina che rimetteranno a posto. E sicuramente avremo occasione di vederli, è un piacere. Fantastico, fantastico. Ecco, questo è il target delle persone che frequentano il Caffè della Fortuna. Come ti chiami? Non è importante, l'importante è venire qua a ascoltare certi personaggi e musicalmente preparati. Sono gli Apnea, sono un bel gruppo, sono bravi ragazzi che fanno musica loro, non fanno cover, e già ascoltare gente che fa del suo e non fa dell'altro è già molto molto importante. Io vengo dal Gallo, ho avuto fortuna di appartenere a una razza omogenea della tribù, la dei Chihuahua, che fa parte della tribù della cantina, cane bianco avanti e indietro. Comunque gli Apnea avranno del buon dire lungo la strada. Chi li ascolta in modo corretto si ritroverà un bel gruppo da ascoltare. Ma qual è, scusami, il modo corretto per ascoltare della musica? Perché ci sono diversi aspetti legati all'ascolto della musica. L'importante è essere presente e ascoltarli dal vivo, perché dal vivo la band si esprime veramente in modo migliore. Bellissima questa intervista, diciamo, questa esperienza con il pubblico, e quindi abbiamo testato anche il sentimento che, diciamo, il nostro pubblico
questa sera qui al Caffè della Fortuna. La location è nuova, speriamo che tutto il contesto sia cassa acustica perfetta, perché quando ascolti un buon concerto dal vivo è importante anche l'acustica. Quindi questa sera potremo temperare le tempistiche innovative con scappellamento a destra. Son Ciolli, arrivederci. Dratele del piano perché loro sono gli Apnea! Un ser verbo, un impulso.
Buonasera a tutti. Fieri ed orgogliosi di inaugurare questa sala nuova, che sarà una sala della musica per tutto l'inverno e speriamo per tanti anni anche. Per sempre. Veramente. Fuori come arrivo? Posso? Ok? Ok? Ariotto, vi invito a venire di qua, che si sente meglio, chi vuole, chi volesse. La gravità mi sento addosso, ne porto il peso e la sopporto. Grazie mille.
È finita questa bellissima serata, gli apnea sono stati fantastici, è andato tutto preciso, è andato tutto bene, atmosfera perfetta, quindi vi auguriamo da Rossini TV una buona serata. Guarda, poi mi tocca.